La seconda lezione consiste nel fare una versione del vostro brano alla Bob Dylan. Quindi mettete il vostro testo in italiano dentro il traduttore di Google completamente e ne verrà fuori una versione in inglese che noi sinceramente non sappiamo se grammaticalmente sarà giusta. Comunque sarà sempre il nostro The Fish Gliding Lakes Obscured by a Veil of Rain. Fare una versione da Dylan ovviamente è necessario, è direi indispensabile, perché se non sapete fare una versione alla De André o una versione alla Dylan, direi che sarà molto dura poter arrivare a essere dei cantautori. Questo diciamo ovviamente perché non è tanto importante quanto sia fedele la pronuncia, l'inglese, anche l'uso dell'armonica, è un di più questo per, diciamo, entrare meglio nel processo così artistico, artigianale, spirituale che porta alla costruzione della forma canzone, questa forma canzone che è un po', come dire, il pilastro della nostra cultura contemporanea. The fish lie in lakes obscured by a veil of rain. Today it is a hard present, it's lying.